Allora, ragazze, i colori che ci servono sono un po' di nero, fimo nero, black, poi l'arancione, che è il colore 42, poi, scusate mia mamma, io per fare il papillon, voi ovviamente potete usare qualsiasi colore vogliate, per fare il papillon io uso questo rosso qui glitterato, che è il numero 202. Ok, vabbè, ovviamente per fare il panciotto del pinguino, ovviamente il bianco. Allora, incominciamo con una quantità di nero, ovviamente lo dovete lavorare, e poi facciamo un salsicciotto secco e lungo. Salsicciotto tipo così, lo appiattiamo anche alla base e gli diamo la forma della testolina del pinguino. Io ovviamente lo devo mettere vicino a un bracciale, lo faccio un po' più piccino. Così. Adesso dovete creare una sfoglia, già l'ho fatto con il bianco e ce la poggiate sopra. Ok, così, in questo caso forse è un po' troppo grande, quindi la taglio dietro il taglierino. Vabbè, posso fare anche con un coltello. Così. E modello con questo attrezzo qui per farlo un po' più rotondetta. Quindi te lo faccio un po' più rotondo. Così. Ecco qua. Adesso incomincio a fare un attimo il becco e le zampette del mio pinguino con l'arancione, quindi un po' d'arancione prendiamo, così lo modelliamo. E facciamo le zampette. Faccio prima una pallina piccola e poi la schiaccio e la poggio sotto il pinguino. Stessa operazione per l'altra a destra. Faccio una palletta, la schiaccio e la poggio. Questo è venuto un po' troppo grande. La schiaccio e la poggio a fianco all'altra. Ecco qui l'altra zampettina del pinguino. Fare il becco invece prendiamo sempre un po' d'arancione, lo togliamo e facciamo così, no? E lo schiacciamo tra le punte delle dita. Deve venire tipo come quando vogliamo fare il fiocchetto, così, e lo appoggiamo né tanto giù, un po' più sopra. Ecco qua. Così. Adesso facciamo gli occhietti del nostro pinguino. Allora, per fare gli occhietti ovviamente prendiamo il nero e facciamo due palline. Lo lavoriamo. Facciamo due palline piccole, come qua vedete, da mettere poi sopra il becco. Allora, uno, così, e sbaglio sempre le proporzioni, e due,
Così. Ecco qua. Il nostro bimbino già è abbastanza carino. Ora poi facciamo le due piccole alette che ha di fianco alla pancia. Modelliamo sempre il nostro nido. Devono venire piccole, piccoline. Allora, gli diamo sempre una forma così, secca e lunga, diciamo, abbastanza allungata e piatta, e la poggiamo di fianco al corpicino del nostro pinguino. Così anche per l'altra ala. Una forma tipo di triangolo gli dobbiamo dare, però un po' più piatto perché deve venire comunque sul corpicino del pinguino. Ecco qua. È già carino, no? Ora dobbiamo fare comunque le parti bianche dell'occhio. Prendiamo un po' di bianco, facciamo sempre la nostra pallina e ce ne mettiamo sopra. Facciamo con tutti e due gli occhi. Pallina. Occhio. Ecco qua. Vedete? Così è già carino, potete rimanerlo anche così se volete. Ma siccome lo faccio in tema natalizio, devo diciamo farlo. Lo voglio fare, diciamo, con il cappello di Babbo Natale. Quindi il fiocchettino, giustamente, prendo il mio rosso ora l'ha glitterato, che ricordo che è il numero 202, se voleste cercarlo. E per fare il fiocchetto prendo, come abbiamo fatto la stessa operazione per fare il beccuccio, prendo un po' una pallina di rosso, la prendo e la schiaccio la punta e schiaccio la base. Deve venire a mo' di freccia. La punta della freccia, cioè, deve venire così schiacciata. E la stessa cosa la dobbiamo fare con l'altra, destra e sinistra. Vedete, pallina, schiaccio un po' la punta e schiaccio la base. Poi l'appoggio di fianco all'altro, le metto diciamo tutte e due così, così. Poi faccio una pallina che deve venire al centro. Penso che. Ecco qui. Ecco qui il nostro fiocchettino, piccolissimo. Guardate quanto è piccolo. Dobbiamo mettere sotto al pancino del nostro pinguino. Che carino. Ecco qui. Anche se comunque il fiocchettino doveva venire un po' più piccino. Vabbè. Fa niente. Va bene comunque. Ecco qui. Guardate che caruccia. Guardate che bellino. E così, adesso facciamo il cappellino di Babbo Natale, sempre con quel rosso lì glitterato. Ah, se non lo avete, giustamente potete usare un rosso normalissimo, cioè non ci sono proprio problemi. Lo modelliamo con le nostre mani. Lo modelliamo. Ora vi mostro come fare il cappello di Babbo Natale. Vi mostro come fare il cappello, quindi, di Babbo Natale. Allora, dovete solamente appiattire, a fare una tipo così, e la punta un po' più allungata, così, e tagliare la base, così, vedete? Ed è venuta una cosa di questo genere. Poi prendete il bianco. Vedete come ho fatto qui? Dovete fare questo bianco intorno qui. Lavatevi sempre le mani perché il rosso sporca il bianco, giustamente.
E la dovete mettere attorno al rosso, così messo. Il resto ovviamente lo tagliate. L'eccesso lo tagliamo e lo chiudiamo. Così. Poi la punta del cappellino la abbassiamo così e la appoggiamo sulla testolina del nostro pinguino e la modelliamo così. Alla punta del cappellino di Babbo Natale mettiamo la solita pallina, così qua. Il nostro pinguino è finito, guardiamo comunque la differenza. Questo è un po' più grandicello, questo è un po' più piccino perché comunque lo devo mettere vicino ad un bracciale. Ecco qua ragazzi, il nostro tutorial è finito. Ricordatevi comunque di mettere il gancetto prima di infornarlo, questo ancora lo devo infornare, è ancora fresco. Ricordatevi di mettere il gancetto e spero che il tutorial vi sia piaciuto. Ciao bellezze, un bacio!